Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Inizio la presentazione della relazione annuale 2018 della Commissione di garanzia sullo sciopero. Prende la parola il Presidente del Senato. Signor Presidente della Repubblica, autorità, gentili ospiti, porgo a tutti voi il più sincero benvenuto in Senato in occasione della presentazione della relazione della Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per l'anno 2018. Questo appuntamento annuale rappresenta un momento di grande significato sul piano istituzionale, perché la trasparenza e il confronto democratico sono essenziali allo svolgimento dei compiti di vigilanza e garanzia affidati alle autorità indipendenti. Dal 1990 ad oggi questa Commissione è stata chiamata ad operare un delicato bilanciamento tra diritti costituzionali, l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti fondamentali dei cittadini correlati alla fruizione dei servizi essenziali. Da un lato vi è la concreta realizzazione del modello costituzionale dello sciopero diritto, raggiunto grazie al sacrificio e alle rivendicazioni di lavoratori che nelle epoche precedenti chiedevano essenzialmente dignità ed equità. Una conquista che, come ha evidenziato da Piero Calamandrei, segna un grande traguardo, il tramonto degli schemi dello sciopero reato e dello sciopero libertà. Dall'altro lato, è innegabile che nella società contemporanea si sia progressivamente imposta anche la prospettiva del diritto come responsabilità. In particolare, con riferimento alla tutela degli utenti formalmente estranei al conflitto sindacale, coloro che in prima persona subiscono gli effetti negativi dello sciopero. Di questa terziarizzazione del conflitto nei servizi essenziali, la Commissione è il principale garante. Una funzione che si concretizza anche attraverso il tentativo di composizione di istanze difficilmente comprimibili dal punto di vista costituzionale, ma allo stesso tempo non semplici da conciliare sul piano fattuale. Un'attività rivolta quindi contemporaneamente a lavoratori, datori di lavoro, cittadini e utenti. Al Presidente e a tutti i componenti della Commissione rivolgo pertanto un sentito ringraziamento per il rigore, per la passione con cui ogni giorno sanno interpretare ed attuare questo difficile compito. Mi piace ricordare che l'esigenza di tutelare i destinatari dei servizi, quale parte debole, era emersa già nei lavori dell'Assemblea Costituente. Lo si legge chiaramente nella relazione alla Commissione per la Costituzione sul diritto di associazione e sull'ordinamento sindacale di Giuseppe Di Vittorio, uno dei massimi esponenti del movimento sindacale italiano, vero protagonista della lotta per il riscatto dei lavoratori. Dato che lo sciopero in un servizio pubblico può danneggiare un gran numero di persone estranee alla vertenza, affermava l'onorevole Di Vittorio, occorre una remora che ne freni l'uso e ne eviti gli abusi.
La remora a cui si riferiva Di Vittorio è oggi una realtà concreta ed è sostanzialmente la prima e più importante missione di questa Commissione. L'esercizio del diritto di sciopero deve quindi essere conciliato con l'esigenza di assicurare un nucleo di servizi incomprimibili, in quanto strumentali alla tutela di interessi e bisogni primari. Ai cittadini deve essere inoltre garantito pieno accesso alle informazioni sulle condizioni di esercizio dello sciopero, perché solo attraverso una comunicazione completa, una comunicazione trasparente, è possibile offrire agli utenti alternative e opportunità di autotutela. Negli ultimi anni sono stati conseguiti risultati importanti in questa direzione, pur in presenza di significativi cambiamenti in corso nella società italiana. La crisi della rappresentanza, spesso evocata per la politica, ha certamente coinvolto anche l'intero ambito dei corpi intermedi. Sta di conseguenza cambiando anche la natura stessa delle rivendicazioni, non di rado poste in essere da organizzazioni autonome, portatrici di istanze microsettoriali. Un fenomeno che non può non ripercuotersi soprattutto sugli utenti finali, a partire dalle fasce più deboli, spesso quelle maggiormente danneggiate. Dinamiche quindi esterne al normale perimetro di confronto, a conferma di un quadro che in alcuni contesti appare tuttora di difficile definizione. Anche perché, per quanto attiene invece alle relazioni tradizionali con le parti sociali, tutte le statistiche confermano che la Commissione si è affermata come interlocutore strategico al fine di perseguire quella che viene definita la civilizzazione del conflitto. Attraverso gli strumenti offerti dalla legge numero 146 del 1990, le parti hanno imparato a canalizzare le conflittualità partecipando in maniera costruttiva alle decisioni e interpretando il diritto di sciopero con senso di crescente responsabilità. Non a caso, senza voler anticipare la relazione del Presidente, nel settore dei servizi pubblici essenziali, in linea con un andamento che si sta consolidando negli anni, la diminuzione degli scioperi nel corso del 2018 è risultata particolarmente significativa. Se per quanto riguarda le proteste proclamate si è scesi dalle 2.448 del 2017 a 2.109 per gli scioperi effettivamente svolti, si è passati da 1.616 a 1.389 del 2018. I benefici di questa riduzione sono di immediata percezione per i cittadini, sia sotto il profilo del risparmio e della razionalizzazione delle risorse, sia rispetto all'immagine e alla competitività dell'intero sistema Paese. Agli aspetti più strettamente quantitativi va poi aggiunta una considerazione sulle modalità delle agitazioni e delle astensioni dal servizio. Garantire infatti che gli scioperi si svolgano all'interno di una cornice regolatoria ben definita che impedisca l'effetto sorpresa, che limiti la durata delle azioni di protesta e che ne vieti la reiterazione improvvisa, riduce quella prospettiva dello sciopero selvaggio che in passato ha generato forti contrapposizioni tra le diverse parti. Tutti aspetti che in particolare nell'era digitale e della società interconnessa diventano fondamentali per la salvaguardia dell'autorevolezza dei corpi intermedi e di tutti i soggetti coinvolti. Rispetto al passato, oggi possiamo infatti avere in tempo reale sia la mappatura dei servizi interessati dalle rivendicazioni, sia il dettaglio delle motivazioni. È anche per questo che azioni strumentali o proteste proclamate con intenti che nulla hanno a che vedere con le giuste tutele dei lavoratori, finiscono irrimediabilmente per creare un solco tra le organizzazioni e i cittadini utenti. E allora può venir meno quella reputazione che è alla base di una corretta interazione tra lavoratori, parti sociali e collettività.
un tema che impatta direttamente sugli aspetti relativi alla frammentazione della rappresentanza, che soprattutto in alcuni comparti rappresenta un ulteriore e oggettivo elemento di criticità. Rispetto a queste tendenze, molto è stato oggettivamente fatto negli ultimi anni per migliorare la governance sindacale, anche grazie al senso di responsabilità delle parti sociali. La legge 146, nel dare piena realizzazione al modello prefigurato nell'articolo 40 della Costituzione, ha infatti rappresentato un importante traguardo sul cammino della regolazione dell'ordinamento intersindacale e del dialogo sociale, un segnale concreto di una maturazione che solo pochi decenni prima sarebbe stata impensabile. È evidente però che possono esserci elementi esterni che, al di là dell'attività quotidiana della Commissione, devono essere tenuti in considerazione dalle istituzioni. Penso al comparto dei trasporti, dei servizi pubblici locali, dell'igiene ambientale e agli altri settori in cui criticità aziendali e difficoltà nell'erogazione dei servizi hanno certamente contribuito ad incrementare la litigiosità e le rivendicazioni. Mi riferisco alla qualità e alla tempestività nel rinnovo dei contratti, alla questione della regolamentazione degli appalti nell'ambito dei servizi pubblici locali, a partire dalla disciplina dei subappalti e dalla disposizione di aggiudicazione basata e legata al massimo ribasso, alla ragionevole tempistica dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Tutti elementi che contribuiscono ad alimentare la conflittualità sociale, traducendosi in un triplice danno per il Paese. Più di servizi per gli utenti rispetto ai livelli europei, gravi danni indiretti al sistema produttivo che dipende dai servizi, come ad esempio il settore turistico, perdita di competitività dei nostri fornitori nel contesto di mercati aperti e altamente concorrenziali. In un effetto a catena, la propensione allo sciopero può trasformarsi in un limite all'efficienza, al benessere dei cittadini, alla crescita. Affrontare questi problemi significa quindi confrontarsi a 360 gradi con i fattori che impediscono una sempre più effettiva governance del conflitto. A quasi 30 anni dall'entrata in vigore della legge numero 146 del 1990, possiamo pertanto riconoscere che questa riforma ha introdotto un metodo virtuoso, anche se resta aperto il dibattito sulle ragioni strutturali che ancora oggi fanno dello sciopero il principale strumento di manifestazione del disagio. Da questo punto di vista, l'interazione tra la legge numero 146 e l'articolo 39 della Carta Costituzionale sull'organizzazione sindacale rimane una priorità assoluta. La regolazione dello sciopero nel settore dei servizi continua infatti a scontare la non completa attuazione del modello di regolazione delle relazioni sindacali, basato su due capisaldi. Il sindacato, organizzato con un ordinamento interno a base democratica secondo le condizioni di legge, e il contratto collettivo con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria. Confrontarsi con il perdurare di questa lacuna costituzionale è un compito che spetta a tutte le istituzioni rappresentative che investe direttamente il Parlamento e Governo. In questa chiave di lettura, la presentazione delle relazioni annuali può diventare l'occasione non solo per un rendiconto sull'attività svolta, ma anche per individuare insieme, in chiave propositiva, le riforme necessarie per migliorare la macro regolazione del settore. Oggi il Presidente Santoro Passarelli ci consegna una relazione estremamente stimolante e ricca di dati e di sollecitazioni. Nel congratularmi con il Presidente, i componenti della Commissione e il personale per la qualità del lavoro svolto, auspico che le competenti commissioni parlamentari discutano in maniera approfondita e concreta il documento, con l'intento di trarne gli stimoli e gli indirizzi necessari per l'azione legislativa e di controllo.
Sono certa che con la Commissione di garanzia sapremo insieme lavorare in maniera costruttiva, in maniera efficace, per rendere possibile questa prospettiva. Vi ringrazio per l'attenzione. Prende la parola il Presidente della Commissione di Garanzia sullo sciopero, Giuseppe Santoro Passarelli. Buongiorno, grazie signor Presidente della Repubblica per la sua presenza che ci onora. Grazie onorevole Presidente del Senato per la sua ospitalità e per il suo gradito discorso. Autorità tutte, signore e signori. La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, istitutiva della Commissione di garanzia, compirà l'anno prossimo 30 anni. Essa rimane l'unica esperienza di regolamentazione legislativa dello sciopero in attuazione dell'articolo 40 della Costituzione, realizzata sul modello di legge concertata, vale a dire sulla spinta di un forte consenso tra le parti sociali. Un'esperienza legislativa alla quale guardano con interesse anche altri paesi europei, nei quali è oggi avvertita l'esigenza di dare regole allo sciopero, allorché gli effetti di questo si propagano sui cittadini utenti dei servizi pubblici essenziali. Non si richiameranno in questa sede i meriti di tale legge, se non per mettere in evidenza con soddisfazione un inconfutabile dato di fatto, che è stato anche ricordato dalla Presidente del Senato, e cioè da quando essa è in vigore, da quando opera l'autorità di garanzia, nel nostro Paese si è realizzato in tutti i servizi pubblici dove lo sciopero rivela il suo effetto vulnerante sui cittadini un importante livello di civilizzazione del conflitto. Questa è un'espressione usata da un illustre studioso di relazioni industriali, Aris Accornero, che è stato anche componente della prima commissione di garanzia. L'autorità che ho l'onore di presiedere è stata istituita dal legislatore, come è stato detto, proprio per garantire il bilanciamento tra il diritto costituzionale di sciopero e i diritti costituzionalmente protetti degli utenti. Ma come ho detto, la realizzazione del moderno di governo del conflitto voluto dal legislatore non può fare a meno del fondamentale contributo delle parti sociali, contributo che in verità non è mai venuto meno. Al loro senso di responsabilità si deve l'edificazione di una solida rete di accordi sulle prestazioni indispensabili, attraverso la quale la legge trova la sua concreta attuazione. Di questo voglio subito darne pubblico riconoscimento ai rappresentanti delle parti sociali. D'altro canto, l'attività della Commissione, in linea con lo spirito della legge, è stata sempre rivolta a favorire un sistema autoregolato di conflitto. La sostituzione della Commissione alle parti sociali con i propri poteri di regolamentazione è avvenuta solo dopo aver accertato l'impossibilità di queste di raggiungere accordi idonei sulle prestazioni indispensabili. Come è noto, dalla seconda metà degli anni Ottanta, con l'acuirsi della recessione economica, il conflitto collettivo perde la sua rilevanza nel settore industriale per concentrarsi maggiormente nel settore del terziario. L'elemento positivo nel settore dei servizi pubblici essenziali, come è stato già ricordato, è dato da una diminuzione degli scioperi nel 2018 rispetto all'anno precedente. Complessivamente vi sono state 2.109 proclamazioni a fronte delle 2.448 del 2017. Questo dato rappresenta la mera somma aritmetica di tutte le proclamazioni in tutti i servizi pubblici nazionali, locali, settoriali, eccetera, distribuite in tutto il Paese. Sul piano concreto, poi, a seguito degli interventi della Commissione e di revoche spontanee delle parti, gli scioperi effettuati scendono a circa la metà. È altresì un elemento positivo la circostanza che la maggior parte degli scioperi siano effettuati nel rispetto delle norme di legge, degli accordi e dei regolamenti. La Commissione, infatti,
a fronte delle 2.109 proclamazioni, è dovuta intervenire con il proprio potere di segnalazione preventiva solo su 312 di esse, perché ritenute illegittime. Interventi che peraltro hanno avuto un tasso di adeguamento di oltre il 94%, tanto che sono stati solo 10 i procedimenti di valutazione del comportamento aperti dalla Commissione e conclusi con l'irrogazione delle sanzioni. Dai dati sopra citati emerge tutta l'importanza dell'attività ex ante dell'autorità, preventiva all'effettuazione dello sciopero o funzionale alla composizione del conflitto. La Commissione infatti intende essere anche uno strumento di dialogo sociale e di composizione del conflitto, un interlocutore istituzionale per le parti sociali verso le amministrazioni pubbliche. In alcune vertenze nazionali sono state infatti le stesse parti a indicare nella Commissione il luogo di mediazione idoneo, non solo in funzione di garanzia degli utenti, dei diritti degli utenti dei servizi, ma anche con riferimento alle ragioni del conflitto. È opportuno richiamare a tal proposito il dato relativo alle audizioni delle parti sociali, che nel 2018 sono state 27, e quindi se si escludono i periodi estivi e di vacanze, il dato ne indica circa 3 al mese. È un dato significativo di quanto il confronto con le parti sociali e il loro coinvolgimento nelle decisioni costituisca un aspetto rilevante dell'attività delle commissioni. In termini di composizione del conflitto, è altresì auspicabile un rafforzamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione che le parti svolgono senza l'intervento diretto dell'autorità di garanzia e sulle quali il legislatore ha investito in una logica di procedimentalizzazione del conflitto. Tali procedure devono essere obbligatoriamente previste negli accordi collettivi e il loro espletamento deve avvenire prima della proclamazione dello sciopero, o in sede aziendale o in sede amministrativa. Se da un lato il modello di raffreddamento svolto in azienda ha avuto perlomeno nei servizi più rilevanti un'apprezzabile riuscita, non altrettanto si può affermare, tranne alcune eccezioni, per quello che riguarda la conciliazione amministrativa. Tale procedura, molto praticata dalle parti sociali, si risolve spesso nella immediata verbalizzazione della inconciliabilità delle posizioni, mentre invece sarebbe opportuno che la cultura della conciliazione, fortemente richiamata dalla legge 146, trovasse maggiore sviluppo nelle sedi istituzionali. Dall'ormai quasi trentennale esperienza attuativa della legge, si può ritenere che, come la normativa, si riveli in linea di massima adeguata a governare le situazioni di conflittualità fisiologica. Essa però invece mostra dei limiti di fronte all'emersione di forme di conflittualità patologica indotta da anomalie del sistema di relazioni industriali a seguito delle profonde trasformazioni del contesto sociale e degli effetti della crisi economica. Innanzitutto è evidente che un efficace sistema negoziale di regolazione del conflitto deve poter contare sulla solidità e sulla tenuta del sistema di contrattazione collettiva. Un contratto collettivo che non trovi una sua conclusione o che non venga rinnovato rappresenta di per sé una sicura anomalia del sistema di relazioni industriali. Il prolungarsi nel tempo di tale anomalia rischia di innescare situazioni critiche difficilmente gestibili all'interno delle regole, con un possibile effetto domino che in alcune realtà rischia di sfuggire di mano alle organizzazioni sindacali più strutturate. L'auspicio sarebbe che la contrattazione collettiva fosse, ove possibile, assistita da clausole rivolte a salvaguardare i livelli occupazionali in caso di ristrutturazioni o cessioni aziendali e che si rivelasse meno frammentata senza dar luogo a ingiustificati squilibri sotto il profilo dei trattamenti nell'ambito di uno stesso servizio. La gestione dei principali servizi pubblici essenziali è stata interessata, come è noto, da un processo di liberalizzazione dei mercati che ha eliminato situazioni di monopolio pubblico, con l'ingresso di nuovi soggetti e variegati fenomeni di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, con ricorso all'esternalizzazione di servizi
o di specifiche funzioni e assegnazioni di interi rami gestionali in affidamento o in appalto. Tutto ciò ha finito per introdurre una sorta di dumping contrattuale attraverso la moltiplicazione dei contratti collettivi con forme di precarizzazione e dequalificazione dei rapporti di lavoro e abbassamento dei minimi retributivi in alcuni grandi servizi pubblici, dai trasporti all'igiene ambientale alle telecomunicazioni. Nell'ambito di alcuni particolari segmenti organizzativi si è assistito a mutamento dell'inquadramento contrattuale dei dipendenti con la sostituzione del contratto collettivo con altri di categorie diverse, con minori garanzie rispetto a quello precedentemente applicato. Inoltre, l'esternalizzazione dei servizi ha dato luogo a una catena di appalti, spesso concessi, soprattutto nei gestori gestiti da società municipalizzate e nel mezzogiorno del Paese, ad aziende che si trovano già in condizioni di esposizione debitoria e non in grado di poter garantire il servizio. Il meccanismo dell'aggiudicazione del servizio al massimo ribasso e all'offerta economicamente più vantaggiosa e il frequente ritardo negli adempimenti contrattuali di natura economica da parte delle stazioni appaltanti si riversano sistematicamente sui lavoratori delle aziende affidatarie, amplificando le precarie condizioni di lavoro in cui questi sono chiamati ad operare. Tant'è vero che tale sistema è stato oggetto di una procedura di infrazione nel 2014 dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per i ritardi nei pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione. La conseguenza deleteria è il ritardo nell'erogazione delle retribuzioni ai dipendenti che in alcuni servizi arriva anche a 8-10 mensilità, determinando una grave causa di insorgenza del conflitto destinata a sfuggire di mano alle stesse organizzazioni sindacali, di fronte alla quale la Commissione difficilmente può invocare l'osservanza delle regole sullo sciopero. Naturalmente la Commissione può tener conto della gravità dell'inadempimento datoriale in sede di valutazione del comportamento delle parti e di applicazione delle sanzioni. Infatti, nell'attività istruttoria, l'autorità si è adoperata ad accertare anche eventuali responsabilità delle amministrazioni pubbliche che hanno affidato l'erogazione del servizio a imprese in-house, riservandosi di riferire alla Corte dei Conti o all'autorità giudiziaria ipotesi di danno erariale o addirittura di reato. Già nel 2012 la Commissione di garanzia aveva siglato un protocollo d'intesa con l'ex autorità di vigilanza sui contratti pubblici al fine di verificare quanto l'aumento della conflittualità sia ricollegabile alle regolarità delle gare d'appalto. È nostra intenzione riproporre tale verifica con una interlocuzione istituzionale con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Rimane tuttavia l'opportunità di una severa vigilanza da parte del potere esecutivo e delle autorità preposte. Un pregiudizio ai diritti degli utenti può derivare altresì dal comportamento di aziende, le quali sospendono l'erogazione a seguito di proprie azioni di autotutela. Anche in tali casi l'orientamento della Commissione è stato sempre quello di ritenere esigibile la garanzia di soglie minime di servizio minimo da assicurare ai cittadini utenti come in caso di sciopero. La situazione di difficoltà economica che interessa un numero crescente di aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, oltre che sulle condizioni dei lavoratori, ha delle gravi ricadute anche sulla qualità e l'efficienza del servizio. E questo è un ulteriore elemento destinato a incidere sull'andamento della conflittualità, dal momento che un'erogazione del servizio, spesso compromessa da carenze tecnico-strutturali e da cattive e non trasparenti gestioni, pregiudica la fruibilità da parte dei cittadini. Contestualmente, per l'autorità diviene difficile imporre il rispetto di regole che limitano il conflitto quando un servizio viene spesso erogato già di per sé con dei livelli di qualità ben al di sotto delle soglie minime previste in caso di sciopero. È evidente dunque la necessità che l'erogazione dei servizi sia informato
si è informata anche a un criterio di efficienza, necessario corollario delle nozioni di trasparenza e buon andamento. Oltre alle sue enunciate cause di insorgenza del conflitto, non vi è dubbio che alcuni settori dei servizi pubblici essenziali siano interessati da una patologica reiterazione del ricorso allo sciopero, più che strumento di liberazione dal bisogno o di emancipazione sociale o sanzione dell'ordinamento intersindacale, come lo definiva Gino Giugni, lo sciopero diventa un'azione di tutela di interessi parziali o mera espressione del potere di coalizione o di legittimazione e accreditamento per alcuni sindacati dall'incerta rappresentanza. In alcuni delicati settori, quale quello dei trasporti o dell'igiene ambientale o delle regioni e autonomia locale, la incontrollata proliferazione delle sigle sindacali da un lato e l'eterogeneità della frammentazione della controparte datoriale continuano a generare conflitti che appaiono idonei ad arrecare un pregiudizio eccessivo ai diritti dei cittadini utenti. Bisogna rilevare però come le grandi confederazioni sindacali ricorrono allo sciopero più raramente e solo a conclusioni di grandi vertenze. Sono invece i sindacati con un limitato seguito in azienda ad effettuare frequentemente astensioni con basse percentuali di adesioni, ma che però spiegano un effetto vulnerante sul servizio pubblico del tutto analogo a quello procurato da grandi scioperi. A fronte di questo disagio deve purtroppo registrarsi a volte in alcune realtà metropolitane l'incapacità dei gestori di garantire con efficienza i servizi e le prestazioni indispensabili attraverso l'adozione di adeguate misure e la comandata del personale necessario. E quanto si verifica spesso nel settore del trasporto pubblico locale, nel quale soprattutto in alcune grandi città, indipendentemente dalle organizzazioni che proclamano lo sciopero e dell'effettiva adesione ad esso, le aziende optano per la chiusura degli impianti garantendo solamente la soglia minima di servizio, vale a dire le sole fasce orarie. Sarebbe invece opportuno che i manager a guida delle aziende in mano pubblica si assumano la responsabilità di formulare giudizi prognostici sull'impatto dello sciopero sulla base dei dati raccolti nel corso del tempo, predisponendo di conseguenza servizi maggiori in caso di scioperi con prevedibili adesioni minime. In tal modo si avrebbe una migliore realizzazione dinamica del principio del bilanciamento tra diritti costituzionali, che rimane, come si è detto più volte, la ratio della stessa legge 146. In tale prospettiva, nella regolamentazione provvisoria per il trasporto pubblico locale, adottata il 23 aprile 2018 e precedentemente nel 2017 per l'ATAC, ha posto l'obbligo per le aziende di rendere pubblica l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero, le motivazioni di questo, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesioni registrati nel corso delle ultime astensioni effettuate dalle medesime sigle. Tutto ciò per una migliore comunicazione all'utenza, da adempiere anche nelle forme delle nuove tecnologie, al fine di fornire un'informazione preventiva sull'effettiva consistenza dello sciopero e limitarne così l'effetto annuncio. Nell'intento di eliminare ulteriori alibi per i gestori di fronte all'azione di sciopero, le suddette regolamentazioni sono state anche individuate alcune figure professionali strategiche fondamentali per l'organizzazione del servizio e per garantire la sicurezza, per le quali è stata esclusa la possibilità di scioperare. Si vuole evitare in tal modo l'effetto moltiplicatore dirompente che l'attenzione dal servizio di questi avrebbe comportato sullo sciopero. Con riferimento all'accennata deliberata, vale la pena riferire a tal proposito della sentenza del TAR, la quale ha respinto i ricorsi delle organizzazioni sindacali su tali profili, accogliendo integralmente l'impostazione della Commissione. In particolare è stato riconosciuto che le limitazioni imposte all'esercizio del diritto di sciopero introdotte dalla Commissione
devono essere considerate legittime in relazione alla proporzionalità e ragionevolezza dei sacrifici imposti ai lavoratori, ove correlati alla tutela di interessi primari della tutela della vita, della salute e della sicurezza delle persone. Deve sottolinearsi ancora una volta, come ai fini di un buon governo del conflitto, la verifica della rappresentatività sindacale rimanga un'esigenza rilevante nel nostro sistema, ancor più nel settore dei servizi, dove è maggiormente accentuata la frammentazione di singole sindacali. Tale esigenza di verifica di fronte all'elevata frammentazione non è avvertita con riferimento soltanto ai sindacati dei lavoratori, ma anche alle associazioni datoriali. Importanti segnali in tal senso sono pervenuti dalle parti sociali, che hanno posto in essere accordi e testi unici in tema di rappresentanza sindacale. Senza volersi in alcun modo sostituire al legislatore, dal nostro punto di osservazione non possiamo non rilevare l'esigenza di una concreta attuazione nella prassi di tali intese per una migliore attuazione in sede di Costituzione materiale e per il tramite dell'autonomia collettiva dell'articolo 39 della Costituzione, senza tuttavia escludere, come per il pubblico impiego, un possibile sostegno legislativo condiviso. Nelle more rimane l'opportunità nei singoli servizi pubblici di poter contare sul sistema di contrattazione collettiva che contenga al proprio interno regole sul conflitto, ad esempio prevedere clausole che impegnino le RSU a proclamare lo sciopero congiuntamente o una più delle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale e ad assumere la decisione con la maggioranza qualificata del 50% più uno dei componenti, la RSU. Un impegno simile è stato già previsto dal gruppo delle Ferrovie dello Stato e precedentemente in ENAV. Rimane oggettivamente alto il ricorso allo sciopero generale riguardante tutte le categorie pubbliche o private. Tale tipo di attenzione dovrebbe essere un evento eccezionale, riconducibile a serie motivazioni politico-economiche. Proprio per questo la Commissione ha riconosciuto ad esse alcune deroghe sulle regole previste per i singoli servizi, ad esempio il divieto di concomitanza, vale a dire la possibilità di effettuare attenzioni che coinvolgano contestualmente il trasporto ferroviario aereo, o il limite di durata della prima azione di sciopero, o l'obbligo di effettuazione preventiva delle procedure. Purtroppo il ricorso a tale tipo di attenzione si è rivelato nella prassi tutt'altro che eccezionale. Nel 2018 sono stati proclamati 9 scioperi generali nazionali, addirittura 13 nel 2017, tutti ad opera di sindacati di base con motivazioni politiche generiche e con livelli di adesione poco rilevanti. Tutti possono ricordare come negli anni 70 a uno sciopero generale ben riuscito poteva conseguire addirittura una crisi di governo. Addirittura qualcuna delle suddette organizzazioni quest'anno è arrivata a proclamare scioperi generali e nazionali a pacchetto, due astensioni con tempi e motivazioni diverse senza aspettare l'effettuazione del primo. L'andamento della conflittualità in tutti i settori dei servizi pubblici è dettagliatamente documentato con i relativi dati statistici nel volume allegato a questa relazione. Mi limiterò qui a riferire brevemente sulle criticità che investono alcuni rilevanti servizi. Naturalmente il settore dei trasporti rimane uno dei più delicati per la particolare risonanza che in essi assumono gli scioperi e i disservizi nella percezione dell'opinione pubblica. Un dato positivo è la diminuzione della conflittualità nel trasporto urbano, 223 scioperi effettuati nell'anno esame rispetto ai 318 del 2017. Le cause di insorgenza del conflitto riguardano principalmente rivendicazioni di carattere strettamente aziendale o locale. A queste si aggiunge un 20% di scioperi programmati per la mancata o ritardata corresponsione della retribuzione. Un fatto di estrema rilevanza nel settore in questione è stata la ripresa del dialogo tra le parti, che ha condotto alla conclusione nel 2018 di un accordo sulle prestazioni indispensabili tra le federazioni nazionali CGIL, CISL, UIL e UGL,
Non meno rilevante nel settore in questione è la citata regolamentazione provvisoria del 2018, con la quale la Commissione ha valutato parzialmente idoneo il suddetto accordo, integrandolo sostanzialmente con due contenuti di estrema importanza: la previsione degli obblighi di informazione per gli utenti a carico delle aziende e soprattutto l'ampliamento del termine di intervallo tra le diverse azioni di sciopero, aumentandolo dai 10 giorni previsti a 20 giorni. Tale nuova regola in materia di rarefazione consente ai cittadini di poter usufruire del servizio con maggiore regolarità e si può ragionevolmente ritenere che essa abbia di fatto contribuito alla diminuzione del conflitto. Anche nel settore del trasporto aereo la conflittualità ha conosciuto nell'anno in questione una flessione che si traduce in 130 scioperi effettuati rispetto ai 159 dell'anno precedente. Nel 2018 si è infine conclusa la vicenda relativa a Ryanair, compagnia irlandese low cost che effettua collegamenti nazionali. La Commissione ha ricondotto l'attività di Ryanair nell'ambito della disciplina che regola il servizio di trasporto aereo. Tale delibera, adottata dopo un lungo confronto con tale società, conclusasi con l'audizione con i vertici aziendali, è stata accolta dalla stessa, la quale, oltre alla garanzia dei servizi in essa previsti, si è resa disponibile a effettuare le procedure di raffreddamento e conciliazione con le organizzazioni sindacali richiedenti e ha riconosciuto come referenti contrattuali le organizzazioni ANPAC, ANPAP e FIRCI. In controtendenza è la conflittualità nel settore del trasporto ferroviario, nel quale si registra un aumento rispetto al 2017, anno in cui vi era stata una significativa flessione, caratterizzata anche da una maggiore unità nell'azione sindacale, con una riduzione delle azioni di protesta circa 50% rispetto al passato. Nel 2018 il settore è tornato a livelli di conflittualità storicamente registrati, 112 proclamazioni, molte delle quali in violazione della disciplina di settore, che grazie agli stimoli correttivi prodotti dalla Commissione si sono tradotti in 51 azioni di sciopero rispetto alle 37 del 2017. Permane nel settore quella tradizionale distinzione tra sindacalismo confederale e sindacalismo di base, il quale è il principale protagonista della maggior parte delle proclamazioni a livello nazionale. Sotto il profilo dell'utenza, i bassi tassi di adesione a scioperi meramente dimostrativi hanno consentito agli operatori ferroviari di garantire il servizio ben al di sopra della soglia minima prevista dalla normativa di settore. L'incremento della conflittualità si è purtroppo registrato anche in un servizio che rimane estremamente critico, quello dell'igiene ambientale, nel quale nel 2018 sono stati effettuati 230 scioperi rispetto ai 188 dell'anno precedente. La conflittualità si concentra soprattutto nelle regioni meridionali, con picchi significativi in Campania, dove si effettuano più scioperi, e in Sicilia. In tale settore si riflette il divario tra il nord e il sud del paese. La principale causa di insorgenza del conflitto nell'Italia meridionale è il ritardo nel pagamento degli stipendi ai lavoratori. Nell'Italia settentrionale, invece, il conflitto trae origine per lo più dalla eccessiva segmentazione del servizio, con il massiccio ricorso al subappalto e il fiorire di cooperative sociali che operano con il ricorso a manodopera a basso costo oppure applicando alle maestranze contratti peggiorativi. Peraltro, dimezzato rispetto al precedente anno il conflitto nel settore del recapito postale. In tale ambito è in corso presso l'autorità una riflessione in merito a una possibile riconsiderazione del servizio più in linea con l'evoluzione del mercato postale e che possa considerare l'applicabilità della legge 146 anche in via strumentale ad alcuni servizi della logistica. Lo spunto è stato fornito da un'elevata conflittualità presso la SDA, Express Courier, rispetto alla quale ci si interroga sulla riconducibilità di questa
come di altri corrieri, al servizio pubblico essenziale che la legge tutela come libertà di comunicazione tramite il servizio postale. A tal proposito si è svolto nello scorso anno un confronto con l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni, al fine di assumere informazioni relative al cambiamento del mercato postale. Nel momento in cui in esso operano quasi 3.000 soggetti in possesso del titolo abilitativo, autorizzazione generale o licenza individuale per l'esercizio dell'attività postale, tali servizi, venuta meno ogni area di riserva a favore di Poste Italiane, vengono ormai forniti da soggetti diversi, purché muniti di licenza individuale e, nel caso di servizio di notifica degli atti giudiziari, di licenza speciale. Si tratta di una prospettiva di indagine interessante da sviluppare, tenendo in debita considerazione quanto a oggi la libertà di comunicazione venga esercitata non solo con il servizio postale, ma soprattutto mediante la rete. Una pressione del conflitto si registra nel comparto ministeri, mentre un lieve incremento si rivela nel settore regioni e autonomie locali e nel comparto scuola e università. Gli attuali accordi in materia di sciopero sono ormai risalenti e non tengono debitamente conto di tutti quei nuovi servizi collegati allo sviluppo dell'information technology nell'ambito della pubblica amministrazione e della diffusione dei servizi digitali. Nel contesto dell'economia digitale diviene difficile individuare correttamente le prestazioni indispensabili, atteso che dall'analisi svolta dall'autorità è emerso che i servizi in questione mal si prestano ad artificiali scomposizioni al loro interno, risultando proprio nella loro interezza strumentali e trasversali a una pluralità di servizi essenziali. Vale la pena citare la regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione per SOGEI, società in house partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che fornisce servizi strumentali alle funzioni del suddetto Ministero, delle agenzie fiscali e alla gestione del sistema NOIPA per l'erogazione dei trattamenti stipendiali di tutti i dipendenti pubblici. La Commissione si propone dunque di avviare nell'anno in corso un necessario processo di rinnovo delle discipline del comparto, naturalmente nella consapevolezza che lo sviluppo dell'information technology non deve diventare uno strumento tecnico limitazione del diritto di sciopero, come d'altra parte la corretta attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici non deve impedire all'iniziativa economica di trovare in tale innovativo contesto le forme di espressione più adeguate. In una prospettiva di revisione della legge 146, di fronte all'evoluzione del conflitto, sarebbe a nostro avviso opportuno un rafforzamento della Commissione nella fase di composizione del conflitto, magari attraverso la possibilità di fornire alle parti proposte di risoluzione della controversia. Per una maggior tutela dei diritti dei cittadini, e pur nell'attuale quadro normativo in materia di precettazione, si potrebbe riconoscere alla Commissione un più ampio potere di ferimento motivato delle azioni di sciopero, o la possibilità di raggruppare queste in un'unica data. Ho già avuto modo di segnalare, e ribadisco, qui la necessità di un adeguamento degli importi delle sanzioni attualmente stabilite in un minimo di 2.500 euro fino a un massimo di 100.000 euro. Tale previsione si rivela già inadeguata per le grandi organizzazioni sindacali. Rischia poi di essere del tutto irrilevante e priva di lavoro deterrente per le amministrazioni e le grandi imprese. Sempre in tema di sanzioni va inoltre segnalata l'esigenza di una tipizzazione delle sanzioni individuali che il datore di lavoro deve erogare ai singoli lavoratori nell'ambito del proprio potere disciplinare a seguito di indicazione della Commissione. L'esigenza è quella di una maggiore certezza nella punibilità di astensioni cosiddette spontanee dei lavoratori e di limitare la discrezionalità dei datori di lavoro. In conclusione, non mi resta che rivolgere un forte appello a tutte le istituzioni coinvolte nel contesto dei servizi pubblici essenziali perché
si adoperino in un'attività sinergica rivolta a individuare nell'ambito delle linee programmatiche e di intervento prefissate dall'esecutivo le risorse per rinnovi dei contratti collettivi e per porre rimedio al fenomeno degli inadempimenti negli appalti delle pubbliche amministrazioni. Per un buon funzionamento dei sistemi pluralisti di relazioni industriali, l'augurio è che il potere politico mantenga il rapporto con i più solidi soggetti di rappresentanza intermedia. Forse è vero che i corpi intermedi hanno recentemente perso qualche autorevolezza, anche a causa della loro frammentazione, ma quelli più solidi, rappresentativi e strutturati nelle realtà aziendali e territoriali rimangono comunque soggetti di valorizzazione dell'identità collettiva. Il sindacato, in particolare, è in grado di interpretare il proprio ruolo con responsabilità e impegno civile, senza dogmatismi o intransigenze ideologiche, all'altezza della sua migliore tradizione, che ne ha fatto un soggetto del pluralismo fondamentale per l'affermazione e il consolidamento della democrazia nel nostro Paese. La civilizzazione del conflitto si basa non solo sull'impegno del sindacato al rispetto delle regole, ma anche sulla sua dissociazione operosa nei confronti di scioperi legittimi e attraverso l'esercizio del dovere di influenza verso i propri iscritti. Sarebbe infine auspicabile un maggiore impegno delle associazioni degli utenti legalmente riconosciute. Naturalmente l'operato dell'autorità di garanzia è sottoposto al controllo giurisdizionale. Vorrei tuttavia richiamare la necessità di salvaguardare forme di discrezionalità tecnica riconosciute peraltro dall'ordinamento alle autorità indipendenti e in particolare alla nostra, che applica in modo dinamico regole per lo più provenienti dall'ordinamento intersindacale e dal diritto vivente. Mi sia concesso un vivo apprezzamento per l'operato della nostra Commissione, che rimane un'autorità virtuosa, senza grandi stanziamenti di bilancio né grandi dotazioni di personale, la cui attività istituzionale rivolta al monitoraggio del conflitto in tutti i servizi pubblici del nostro Paese è interamente devoluta alla tutela dei diritti costituzionali. Non si trascuri altresì l'incidenza dell'intervento della Commissione sul piano economico, se si pensa al risparmio che ne deriva nel momento in cui si riesce a evitare scioperi di rilevanza nazionale in servizi pubblici strategici per l'economia del Paese. Voglio ringraziare i miei autorevoli colleghi componenti dell'autorità. Infatti il nostro intervento istituzionale è frutto di un fecondo dibattito interno e si esprime sempre in modo unitario ed omogeneo. L'intervento istituzionale della Commissione si realizza sul piano concreto anche grazie al lavoro delle donne e gli uomini che prestano servizio in essa. Ringrazio gli impiegati, i funzionari, i responsabili dei procedimenti, il responsabile della comunicazione, la responsabile della segreteria e naturalmente il segretario generale e il capo di gabinetto in particolare per la loro attività di coordinamento.
Si pregano i gentili ospiti di rimanere ancora.